coppia sola, ma sono sposati. Marito e moglie. Ah, sposini! Fate il replay! Esatto, tu ti chiami? Francesco. Tu? Francesca. Bene, comunque senti, siete di Gorizia, no? Bene, piace questa bella festa, questo connubio? È il primo anno. È il primo anno, aspetta che vado di là che c'è questa stufa, che non li pesto i piedi, lì là. Ecco qua, è meglio di qua. Iniziare possiamo già dire che è bellissimo. Che è una bella cosa. Senti, tu che adesso ti sei sposato, hai visto come che fa in cucina, cosa dici? Bene, prepara bene. Ah, mia moglie? Sì, sì. Espertissima. Poi segue i miei consigli, no? Ah, segue i tuoi consigli. Senti, ma ti dà... Perché lo chef è lui. Ma senti, ti dà una mano per lavare i piatti? Fa tutto. Sono nuovi uomini, nuovi mariti, vero o no? Dopo questa affermazione, poi anche... Sei già al massimo. Però adesso domandiamo il segno di Zaccari. Che segno è? Leone. Leone, c'è una grinta, caro mio, devi stare molto attento. Tu invece? Cancro. 5 stelle, lui, guarda che quest'anno ci deve dare qualcosa anche a noi, eh? Però è anche vero che qui di cognome fa Leone. Ah, proprio Leone, in rima. Senti, fate un bel saluto a chi volete. Aspetta. Bene, e noi gli facciamo tanti auguri a questa bellissima coppia, veramente, veramente belli sono. Bene, allora andiamo avanti e andiamo a sentire questo Ciao, altro gioiello. Va? Tutto bene, stai preparando bene, i piatti messi giusti. Da dove vieni? Gorizia. Da Gorizia. Gorizia Life Magazine. Eccolo lì, senti, ma cosa pensi di questa iniziativa? Siamo tutti in bianco. Siete tutti in bianco, no, però bella iniziativa. Sì, ci mancava Gorizia. Però tanto, diceva anche il ragazzo lì, sì. Diceva che basta poco non serve contributi. Guardi, quanta gente. Ho visto. Bellissimo. E il richiamo com'è stato? Tramite Facebook? Tramite... Guarda, abbiamo visto tramite la mia associazione sportiva, Zumba. Sì. La mia lieve, guarda, ce la c'era in bianco e dopo andiamo, no? Siamo proprio gruppo. Per forza. Ma la tua associazione cos'è? È una società sportiva dell'atletica, Shake and Smile, facciamo Zumba e fitness. Ah, fitness? Sì, dove però... questo? A Gorizia. Dimmi dove, così lo sappiamo. In varie palestre a Gorizia. Ah, in varie palestre? Della provincia, sì. Fai questa iniziativa qua. Esatto. Bene, vuoi fare un bel saluto a chi vuoi? A lei, innanzitutto. A tutti noi che siamo in bianco e forza Gorizia. Ciao, come va, principessa? Abbastanza bene. Bene, sei pronta? Sì. Vedo che sei già stai preparando il tutto. Beh. Ti piace questa iniziativa? Come va questa iniziativa? Ti piace tutto il movimento? Sì. Sì. Si voleva perché a Gorizia mancava. Esatto, sei come un angelo tu. Senti, vuoi salutare qualcuno? Ah, c'è il tuo piccolino? Leonardo. Ma hai fatto un gioiello, no, hai fatto. Ma non è... Lei è la mamma. Ah, lei è la mamma. Oh, complimenti, signora mamma. Io sono la madrina. Ah, tu sei la madrina. Senti, Leonardo, vuoi dire qualcosa, Leonardo? Chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare, Leonardo? C'hai la fidanzata, Leonardo? Sì. Chi è? Petra. Come si chiama? Petra. Petra, mamma mia. Vedrai che Petra ti saluta. Allora, fate un bel saluto. Adesso vado dalla mamma un attimo. Che segno sei? Toro, 5 stelle, eh? E andiamo da te. Senti, hai fatto un angelo qua. È un angelo. Senti, come ti chiami? Ingrid. Di che segno sei, Ingrid? Pesci. Ecco, coi pesci vai sempre dritto, eh? Sempre sulla... Anche te, vai sempre sull'attenti. Qual è il tuo uomo? Deve ancora arrivare. Ti piace questa iniziativa? Ci vuole un po' di più, no? Senti, fai un saluto a chi vuoi. Ciao. Saluto tutta la mia famiglia. Va bene, ciao, ci vediamo. Ciao Leonardo. Bene, salutiamo Leonardo. Eccolo lì, salutiamo tutti e tre. E adesso andiamo con altri due gioielli. Saluto la mia mamma. Perfetto, e tu? È perfetto. Saluto questa piccolina che veramente l'avevo vista in carrozzella. Guardate che bella. Sentiamo il grandissimo Munari. Come va? Sei qua prossimo? Siamo in bianco, guarda. Sei in bianco. Tutto bianco. Però vedo, mettiti in questa posizione, eccolo qua. Ecco, mettiti così, senti. Allora, tu sei l'uomo della serata oggi. Sì, così dicono, sono ecco. Quello che... ecco, vedi, ho già i fan. Eccoli, eccolo. Eccolo. Ecco, comunque sono già pronti per... Sì, sarà una bella serata e sì, siamo tutti pronti. E
una cosa bellissima vedere questa piazza così, tutto in bianco. Senti, però ci basta poco, mi ha detto uno, mi ha detto, guarda, non occorre spese, non occorre, e le cose si fanno, se si riunisce. Sì, si fa, tutto si fa. E questo è una bella... un bel motivo di aggregazione questa sera. Senti, vuoi fare un bel saluto a chi vuoi? Un saluto a tutti in bianco. Perfetto, ciao. Ciao. Abbiamo con noi l'organizzatrice. Dopo aver intervistato una marea di gente, tutti entusiasti di questa festa, di questo avvenimento, e abbiamo finalmente l'organizzatrice. Senti, intanto voglio sapere di che segno sei, perché il prossimo giro è l'uomo che ti deve sposare, o sei già sposata? Sono già sposata, Ari. Beato lui, boliato. Sei come il nostro sindaco, mi pareva che c'è qualche organizzazione. Senti, come ti è venuta questa idea di organizzare una cosa bella? Beh, è un evento che nasce già negli anni 80 in Francia, si è sviluppato in tutto il mondo. Sì, l'avevo visto. Sì. Ed è bello e coinvolgente per tutta la città, si vive anche un posto della città in modo così inusuale. Sì. È bellissimo vedere anche la gente come si impegna a portare, la il tavolo, a fare delle cose veramente belle. No, vediamo veramente di tutto, anche per quanto è tutto bianco è molto colorato. È vero, sai perché ti dico? Perché ho intervistato parecchia gente e mi diceva che basta poco. Non occorre tanti permessi, soldi, contributi per fare una roba del genere, alla fine si inizia, si organizza. C'è stata molta collaborazione comunque da parte sia del comune che anche degli esercenti della città che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo evento, perché comunque c'è del lavoro da fare, ci sono comunque degli investimenti, però la città ha risposto bene. Ha risposto bene. Sì. Senti, ma c'è da organizzare ancora qualcosa? Tu il prossimo giro non potresti organizzare tutti vestiti in rosso? Non è mica male, no? È vero o no? Sì, sì. Comunque questa coreografia è molto bella. Senti, innanzitutto chi vuoi ringraziare e dopo... Beh, ringrazio sicuramente il comune che quando gli ho proposto questa cosa mi ha appoggiato subito, soprattutto l'assessore Bellani. E sì. Anche tutti gli sponsor che ci hanno appoggiato, ci hanno seguito, e il marchio Lettino ha voluto essere con noi e siamo molto contenti di questo e penso che sarà una bella serata. Una bella serata. Tornami a dire il segno. Ariete. Ariete come il nostro sindaco. Vuoi salutare il tuo uomo? Uomo. Quale? Quello col cappello. Quello col cappello, perfetto. Senti, fai un bel saluto a chi vuoi. Saluto a tutti e spero che fate una bella serata. Va bene, ciao, ci vediamo. Bene, bisogna fare i complimenti, veramente complimenti, una donna speciale. È una donna di grande carattere, eh? Grazie, grazie molte. Bene, cosa puoi dire di questo, hai visto questo movimento? Bellissimo evento, il primo evento che viene fatto organizzato così a Gorizia e speriamo che sia soltanto all'inizio. Speriamo di sì. Senti, e non ho... Bianca. Eleonora, hai scelto anche un DJ coi come fa? È il massimo dei massimi. Certo. Grazie. Eccolo qua. Bene, vi faccio un bel saluto, ci vediamo. Metti tutti e tre. Ciao. Ci bene, salutiamo e dobbiamo dire che quella donna, Eleonora, è veramente una grandissima donna, veramente un personaggio, a parte che dà la voce potentissima, mi sembra di sentire la mia ex moglie, che aveva una voce da guerra, però una donna che veramente ha fatto delle cose veramente super speciali, eh. Complimenti a Eleonora, veramente. Dottoressa, super. Buongiorno, siamo qua, venga vicino che vediamo che... Senti, allora, mi puoi dire qual è il tuo uomo anche, a parte tutto? Mio marito? Sì, il tuo... Roberto. Si chiama Roberto, sì, hai scelto bene, è lui? No, è lui. È lui Roberto? Lui è il suo testimone. Ah, lui è il testimone. Ho capito. Bene, allora... Buonasera. Senti, ti piace questa iniziativa? No, è stupenda. Infatti, secondo me, il primo progetto è qualcosa di eccezionale. Veramente. Veramente sono molto contenta. Dicevano anche tanta gente che basta poco, non serve contributi e varie cose, e qua si dà... Tutto quello che viene fatto a Gorizia riesce bene, per cui sono molto contenta, cioè, deve continuare assolutamente così. Chi vuoi salutare? Saluto il mio cagnolino che è a casa. Ecco, ciao Palà. Senti, ciao. Ci vediamo, ciao e viva i pesci. Grazie. Ciao. Ciao. Senti, fammi intervistare la Cleopatra qua, eccola qua. Senti, tu risoluta. Dai, vieni qua, fai senti, fai un bel saluto, sì, guarda qua, Borboncino. L'unico Borboncino non bianco lo dovevo noi. Ma non importa, porta bene lo stesso. Poi guarda che bel colore che ha, a parte tutto. E la tua donna? Sì, come la mamma, la moglie, sì. Perfetto, però la Cleopatra non vuol dire niente, mi ha detto... Egiziana. Ah, egiziana, perfetto. Vuoi salutare qualcuno tu? Tutti i goriziani. Tutti i goriziani, ci vuole tanta iniziativa di questo. Sì, sì,
che bello, dai. Che porta bene, porta. È una cosa molto più bella che a Trieste. Ecco. È venuta molto meglio qua. Perché quella coreografia è molto più ristretta e più bella, no? C'è anche molto più gente, no? Esatto. Vi saluto, ciao. Ciao. Roby! Fai un bel saluto a chi vuoi, Roby. Un bel saluto a questa bellissima iniziativa. È una grande festa, speriamo che prosegua la strada di Trieste e di Udine. Esatto, senti Roby, ti saluto e ci vediamo. Ciao. Grazie, complimenti. Bene, salutiamo questa bella comitiva, adesso andiamo avanti sempre col discorso, cari amici. Ecco qua, fa una bella carrellata un po' di tutto, siamo quasi verso la fine. Devo dire che veramente è stata una cosa favolosa, eh. Adesso tra poco andrò in alto a vedere e poi devo dire che tutte le donne, tutte quelle che ho intervistato, sono tutte belle, come attrici sono, proprio, dico, donne bellissime, e io dico, finalmente in questa città di Gorizia abbiamo delle donne e dei ragazzi favolosi, persone che io penso porteranno moltissimo un bene a questa città di Gorizia. Speriamo che adesso nel 17 ci sarà il liceo del sindaco e che eccole qua, due potenze, i due gioielli. Toro a sinistra e Vergine a destra, e vai. Dove avete? A casa? Però io sai cosa voglio chiedere, tu ti chiami? Maria? Anna Maria, di che segno sei Anna Maria? Vergine. Abbiamo un bel segno, adesso sei il momento che stiamo salendo. Tu invece che sei della Svezia? Io sono un toro. Toro? Sì. Toro e sei? Ada. Lei ha 5 stelle, ci dà anche a noi un 2, no? Sei un rompiballe comunque. Non so che sei un bel. Rompiballe. Senti, però lei ci dà un 2 stelle anche a noi. Grazie Ada, mi raccomando Ada. Senti, allora fate un bel saluto a chi volete? 1, 2. No, loro metto per ultime. Ecco le principesse. Sai cosa invece vorrei chiedere? Voi le posate, come le avete portate? Che tipo? Sì, ok. Ma che tipo di posate? Normali. Ceramica, mi piace. Bene, senti. No, le posate. Aspetta. Piace, sì. No. Come ti chiami? C'ha già una voce potente. Di che segno sei, scusa? Te pareva. Appena fatto gli anni. Insomma, sentivo già auguri, eh. Senti, avete 5 stelle, perciò guarda, un bacio. 5 stelle. 5 stelle significa che quest'anno sono robe UFO, no? Senti, vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? No. Non te frega? Saluto mia figlia in Australia. Va bene, mando un bacio a chi vuoi. Io mio nipote in Nuova Zelanda. Ah, là ci vedono. Ciao. Ciao Francesco. Ok, ciao. Eccoli. Bene, saluto quella a sinistra che fa dei figli favolosi. Figlie, come degli angeli. Saluto Laura del Cancro che tra poco anche lei farà gli anni. E qua abbiamo il maresciallo. Ma senta, signor maresciallo, questa è una bella iniziativa, cosa dice lei? Che è da usare? Bene, senta, vedo che lei è fortunato che c'ha due gioielli e vi saluto, ciao. Bene, salutiamo il maresciallo, salutiamo Laura che se ne va come una modella, guardatela lì, eccola. Bene, il 16 fa il compleanno perciò. E attenzione, siamo all'albergo Entourage e naturalmente ringraziamo il titolare. E adesso facciamo una bella carrellata di questa piazza Sant'Antonio, che diciamo che di là c'è la Porta Venezia. Praticamente nell'epoca sotto l'Austria si entrava proprio dalla casa Levenzov. Bene, attenzione, adesso c'è il saluto di Munari, il Jay e la grandissima Eleonora. Questa bellissima immagine, guarda che bella, c'è tutta bianca questa piazza, veramente facciamo un applauso a Eleonora Lulli di Eventi Organizzazione Eventi, alla quale cedo la parola.
Italia per le mancanze. Bene, allora salutiamo Munari, salutiamo Eleonora, veramente complimenti a questa donna speciale. Salutiamo il grande reporter dell'associazione. E qua noi vogliamo chiudere con questa bella iniziativa, con questo bellissimo evento, e diciamo a Eleonora: ti aspettiamo per il prossimo evento. Ciao e tanti auguri a questa grandissima donna.